Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, ecco, disponiamoci a vivere questa liturgia eucaristica della terza domenica di Quaresima, in questa condizione di povertà. In questo momento di prova, in cui, come ci ricorda il salmista, pur se andassi per valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Disponiamoci ad accogliere il dono della parola, disponiamoci ad accogliere il pane della vita che è Cristo Signore, riconoscendo le nostre stanchezze, gli smarrimenti, i momenti in cui abbiamo pensato di essere stati lasciati soli, le nostre chiusure, le nostre latenti o dichiarate disperazioni. Per tutto quello che sentiamo di poter affidare alla misericordia di Dio, chiediamo umilmente perdono. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia, che scaturisce dalla roccia, Cristo Salvatore. Concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore. Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio, gloria a te, Cristo Maestro, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito».
Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Permettetemi innanzitutto un caro saluto a tutti quanti. So quanto questa distanza sta, come dire, pesando a ciascuno di noi. Ecco perché ringrazio l'emittente televisiva Telesveva, ringrazio l'operatore Gianni, ringrazio tutte le persone che si sono adoperate, ecco, per farci questo dono, perché appunto pur in questo momento di difficoltà e di sofferenza non mancasse la parola di Dio, non mancasse il dono dell'Eucaristia e non mancasse, ecco, questa possibilità di incontrarci intorno alla mensa della parola e del pane di vita come ogni domenica. Ho scelto, ecco, insieme ai collaboratori, di vivere la celebrazione dell'Eucaristia questa domenica a quest'ora, perché, ecco, voglio anche salutare i bambini, i ragazzi della parrocchia, perché questa
è la messa fondamentalmente, ecco, frequentata dalle famiglie dei bambini della catechesi parrocchiale, per cui un affettuoso e caro saluto anche a voi. Siamo, ecco, nel pieno di un itinerario, appunto, quaresimale, che trova, ecco, nel segno dell'acqua in questa domenica, nel segno della luce domenica prossima, poi nel riferimento alla vita domenica l'altra, questo percorso, ecco, sacramentale in queste ultime tre domeniche di Quaresima, ecco, che ci richiamano appunto i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ecco, per cui il riferimento questa domenica terza di Quaresima all'acqua, ecco, richiama evidentemente il dono della figliolanza di Dio nel battesimo, il dono dello Spirito, il dono della parola, che ci permette di dissetarci, così come è successo al popolo di Israele nel cammino dell'Esodo, quando dalla roccia è scaturita l'acqua per dissetare il popolo, ma soprattutto per esprimere la sollecitudine di Dio nei confronti, ecco, del popolo, del suo popolo che egli aveva eletto nell'alleanza. E quindi il tema dell'acqua, che ritroviamo nel testo splendido del Vangelo di Giovanni, ecco, ci fa comprendere appieno questa parola di Paolo nella lettera ai Romani: la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Laddove, ecco, la scelta del termine riversare, ecco, richiama appunto questa immagine dell'acqua, questo balsamo di vita che ha dissetato Israele lungo il cammino esodale e che attraverso Gesù, attraverso il dono della sua parola, attraverso il dono dello Spirito, continua a dissetare ciascuno di noi. Vorrei che questa parola risuonasse nei nostri cuori, ecco, in questa giornata, in questo tempo particolare. La speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Ecco, ma lasciamo che sia adesso questa pagina splendida del Vangelo secondo Giovanni a guidare la nostra preghiera e ad alimentare la nostra fede in questa terza settimana, ecco, di Quaresima che ci apprestiamo a vivere. Il tema, ecco, dell'acqua, come dicevamo, ci presenta un Gesù assetato ed è la prima immagine che subito ci colpisce, ecco, di questa pagina evangelica. Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Una liturgia piuttosto inconsueta. Una immagine così vicina a noi, affaticati e oppressi. Gesù che non disdegna di dimostrarsi uomo, appunto affaticato, assetato, presso il pozzo. E subito la richiesta a una donna samaritana che era giunta per attingere acqua: dammi da bere. Gesù non ha difficoltà a mostrare il suo bisogno, che non è evidentemente soltanto bisogno di acqua, di dissetarsi, perché poi, come vedremo nello scorrere della narrazione della pagina evangelica, l'evangelista non ci racconta né che Gesù di fatto poi abbia bevuto, né che la donna abbia attinto dell'acqua dal pozzo, perché addirittura a un certo punto si racconterà che lascia anche la sua anfora, la mette da parte.
Quindi di quale sete si sta parlando? Come sempre l'Evangelista Giovanni alla narrazione, al racconto, sottende sempre un significato più profondo, una dimensione più intima, che a noi è poi chiesto di scorgere pian piano, meditando, pregando questa pagina del Vangelo. Perché non sta parlando soltanto di una sete fisica, di un bisogno fisico, sta parlando evidentemente di un bisogno proprio più profondo, di un desiderio più intimo che abita il cuore dell'uomo: la relazione, l'incontro, il dialogo. Già nel libro di Genesi, il primo libro, ecco, della Sacra Scrittura, la prima parola che la geografa mette sulle labbra di Dio nella forma diretta, nella forma del linguaggio diretto, è rivolta ad Adamo: dove sei? Non una domanda indagatoria, non un atteggiamento censorio, ma ancora una volta, come per Gesù, che racconta il volto di Dio, che manifesta il volto di Dio, un Dio alla ricerca dell'uomo. C'è un testo che introduce degli schemi di adorazione eucaristica di Padre David Maria Turoldo, che ha questo titolo piuttosto inquietante: neanche Dio sa stare da solo. Ma il dialogo, avviato con questa espressione di povertà da parte di Gesù, con questa manifestazione di un bisogno, non comincia bene, perché c'è già una distanza. Come sempre, i nostri dialoghi non sono mai così puliti, così liberi. Ci sono già le categorie che ci mettono a distanza, le appartenenze. Da noi, nel nostro linguaggio popolare, quando si arriva a litigare, si dice: siamo arrivati a dirci chi sei tu e chi sono io. Espressione popolare per dire: mettiamo le distanze. E infatti la donna samaritana comincia a dire: chi sei tu e chi sono io? Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Non due volti, non due persone, non due storie, non due biografie, ma delle appartenenze. Tu giudeo, io samaritana. Tu uomo, io donna. Tu detentore della salvezza, io eretica. Gesù non ha avuto difficoltà a chiedere. È già una prima sottolineatura. Per noi, l'uomo, sembra dirci Gesù, è uno che sa offrire, che sa donare, ma se è veramente uomo, è uno che sa chiedere, è uno che non ha difficoltà a tendere la mano. È esse offerens et esse indigens. Ad un tempo generoso e mendicante, con le mani aperte per il dono, ma con le mani aperte per chiedere. Il dialogo diventa interessante. Nessuno dei due si sottrae al dialogo, pur con questa distanza, pur con questo inizio infelice: tu giudeo, io samaritana. Ma intanto il dialogo, quando è vero, quando non è imposto, quando è richiesto da una povertà che si racconta, perché sono due povertà che non hanno difficoltà a raccontarsi, diventa interessante e si apre all'approfondimento. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa avresti chiesto a lui e lei ti avrebbe dato acqua viva. Si sono invertiti i ruoli?
Adesso colei che ha bisogno di essere dissetata è la donna samaritana? Ma intanto, ecco, questo passo ulteriore, se tu conoscessi il dono di Dio, un vero dialogo, una vera accoglienza dell'altro, è sempre anche apertura alla novità. Introdotta dallo stupore della donna samaritana, come mai tu che sei giudeo? La filosofia greca ci ricorda che la conoscenza comincia dallo stupore. Come mai? E questo stupore ci permette di scendere in profondità. Se tu conoscessi il dono di Dio. E allora la definizione dell'altro non è una prigione. L'incontro non è chiudersi in categorie. L'incontro non è distanziarsi in una definizione. L'incontro diventa uno svelamento reciproco, perché è un incontro nella verità. Poi scopriremo che è un incontro anche con la verità profonda di se stessi, anche quella inconfessabile dei tanti mariti, anche quella imbarazzante di una situazione dolorosa che porta questa donna ad andare a attingere l'acqua a mezzogiorno, nell'ora calda, per non essere vista da nessuno. E questa donna si lascia guardare, si lascia incontrare, perché l'identità non è mai qualcosa di fisso, di definito, ma è uno svelamento graduale, delicato, vero. Signore, vedo che tu sei un profeta, non perché guardi il futuro, ma perché guardi lontano con gli occhi di Dio, perché guardi in profondità con la tenerezza di Dio. E questo dialogo, pian piano, apre la donna addirittura all'annuncio. Andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Perché è un uomo che guarda in profondo, è un uomo che legge negli occhi, ma soprattutto che sa riconoscere il cuore. Che sia lui il Cristo. Questa espressione è straordinaria perché porta, ecco, al cuore di un percorso di annuncio. Essere uomini e donne che suscitano il sospetto dell'esistenza di Dio. An Deus sit. Per caso, forse, Dio può esistere. Come apertura, come possibilità, rispettosa dell'intelligenza e della libertà dell'uomo, ma nello stesso tempo così aperta a uno svelamento progressivo, graduale, dolce e perciò autentico, mai violento, mai imposto. Perché è la relazione che ci umanizza, è l'incontro nella verità e nell'accoglienza che ci rende veramente uomini. Questa donna, che non voleva essere vista, e questo è curioso, è diventata annunciatrice, evangelizzatrice, e diventa, non per la tua parola noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Come tutti gli educatori, come tutti gli evangelizzatori, sono indicatori di direzione, sono frecce direzionali, conducono nella libertà, nel racconto della propria esperienza, all'incontro personale con il Cristo. Questa donna diventa per gli altri una possibilità, un sospetto dell'esistenza di Dio, un'occasione per incontrare non la trascendenza di Dio,
ma l'immanenza di Dio. Questi giorni mi è capitato di, visto che ho più tempo per pregare e per leggere, di imbattermi in un testo che commentava il Vangelo di Giovanni, ma che a un certo punto riprende l'inizio del romanzo Resurrezione di Tolstoi. E pensavo proprio a questa pagina evangelica perché è così inusuale, così fuori, diciamo, dal consueto, questo incontro di Gesù al pozzo con una donna, una samaritana, è così solenne, straordinario, questo invito a raccontarsi, è così feriale, questo dialogo tra quest'uomo e questa donna, ma nello stesso tempo è così autentica questa forza evangelizzatrice che pervade la vita di questa donna. Perché il testo Resurrezione di Tolstoi? Perché Dio solo sa quanto in questo tempo ciascuno di noi avverte il bisogno di risorgere. Ma gli uomini, i grandi, non cessano di ingannarsi e di tormentarsi a vicenda. Per gli uomini non è santo e solenne un mattino di primavera, né la bellezza del mondo è concessa per il bene degli esseri tutti, quella bellezza che predispone alla pace, all'armonia, all'amore. Ma è santo e solenne solo ciò che intentano per opprimersi reciprocamente. Piuttosto dure queste parole, mentre lo scrittore russo sta raccontando all'inizio di questo romanzo la storia di una prostituta, la storia di una donna chiacchierata. Ebbene, per Gesù santo e solenne è questo incontro. Per Gesù santo e solenne è l'incontro con la verità di questa donna, senza sconti, ma soprattutto con la sua voglia di dissetarsi, con il suo desiderio di incontrare finalmente un uomo nella sua condizione anche di mendicante, di bisognoso, che la tratta da donna, la tratta da persona, che la accoglie e la ama. E questo, nella libertà e nell'autenticità, è santo e solenne. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel cammino verso la Pasqua sostiamo oggi presso il pozzo dell'acqua viva, che è il Signore. Ristorati dalla sua parola, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutta la Chiesa. Donale, o Padre, santità e forza, perché attingendo dall'acqua viva che ci doni, sia sempre segno di consolazione e sicura speranza. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutte le famiglie. In questo momento di prova possano riscoprirsi più unite, riscoprendo e rafforzando relazioni vere e semplici di amore e generosità. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutti gli ammalati. Aiutali, o Padre, a non sentirsi soli, sapendo di poter contare sulla preghiera e sull'abbraccio di tutti, oltre ogni confine. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutto il personale sanitario che ogni giorno lavora alacremente negli ospedali, nelle corsie di rianimazione e nelle farmacie. Non sentano mai mancare il sostegno fisico, psicologico e spirituale della tua parola. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutto il personale delle forze dell'ordine, di tutti i governanti, di tutti i volontari, perché possano continuare a vivere il loro servizio con generosità, senza perdere mai la forza e il sorriso di sempre. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Padre Santo, questa è la nostra preghiera. Donaci sempre la sete dell'acqua viva che solo il tuo Figlio può darci, e rinnova in noi la grazia del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani.
Per questo sacrificio di riconciliazione, perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sede così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie,
questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ci ricordiamo in questo momento di tutte le vittime del virus e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo al Padre, con le parole della donna di Samaria, dacci sempre quest'acqua, che Gesù, l'amato, il Figlio tuo e nostro Redentore. E donaci sempre la possibilità di riconoscerci fratelli e di poter chiedere l'uno all'altro, nella gioia della condivisione e nell'umiltà, o sete. Con questa intenzione nel cuore, diciamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Devo confessare, ecco, bambini, mi rivolgo ai ragazzi che vengono dalla parrocchia, che tra i tanti modi, diciamo, che mi sono inventato in questi anni per scambiarci la pace, quello virtuale mi mancava, diciamo, per cui adesso idealmente e virtualmente ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvato. Preghiamo. O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la verità presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore. Andiamo in pace. Un abbraccio e una carezza a tutti quanti. Buona giornata e buona domenica. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ha fatto germogliare fiori fra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.